Fulvio e Luigina sono una coppia di musicisti di Roseto degli Abruzzi. Prima ancora che il governo imponesse una quarantena così stringente, le misure spontanee di precauzione che hanno voluto adottare hanno impedito l'esplosione di un focolaio, a dimostrazione di come sia possibile autogestirsi, agendo per il bene comune e il bene proprio, senza dover necessariamente temere una multa. Fulvio si trovava in tour in Germania con dei colleghi lombardi e quando è rientrato in Abruzzo, benché non avesse sintomi, si è autoisolato. In autoquarantena, quindi sono rimasto isolato da solo. Doveva essere temporanea, poi purtroppo quasi 47 giorni. Una mia conoscente che poi è diventata un'amica perché è stata veramente una persona eccezionale, mi dà questo appartamento che era proprio libero e dice va bene, puoi andare lì, tanto non c'è nulla, cioè, stavo tranquilla. Era tutto tranquillo, era precauzionale, ma io avevo in perfetta salute. Anche perché diciamo che lui veniva da una zona non rossa, non aveva avuto contatti con persone malate, non aveva sintomi, di conseguenza nessuno se l'aspettava che potesse accadere tutto questo. Addirittura ricordo che quando lui è tornato la sera tornò con la macchina per venire a Roseto, mi salutò dal balcone e abbiamo proprio avuto più contatti. Così Luigina ha affittato e pulito un appartamento e due non si sono nemmeno salutati. Anzi, tutte le indicazioni sulla nuova casa Fulvio le ha ricevute via WhatsApp. Primo cassetto ti ho messo le mutande con i calzini. Nel secondo cassetto ci sono gli asciugamani. Pochi giorni dopo Fulvio ha accusato i sintomi e si è scoperto positivo. Dopo, insieme al mio medico di base, abbiamo richiesto il tampone. È risultato positivo, infatti. I sintomi molto forti, ce li ho avuti tutti, quelli elencati dalla TV, ce li ho avuti tutti proprio. Tranne il più importante, per fortuna non ho avuto l'insufficienza respiratoria, non ho avuto complicazioni polmonari, però ho avuto tosse fortissima che mi impediva di respirare, proprio ho avuto delle crisi fortissime. Sono svenuto in piena notte, febbre a 40 per 7 giorni, non si è abbassata mai. Fulvio ha quindi affrontato la malattia in solitudine, mentre Luigina tentava di spiegare la situazione alla figlioletta di 4 anni. Nonostante le precauzioni, però, i due hanno dovuto subire la diffidenza della comunità. Sono girati anche dei messaggi in cui si diffondeva il loro nome e si metteva in guardia dalle attività commerciali della famiglia. E appena si è saputo in zona, qui a Roseto, che c'era un nuovo caso di coronavirus, è partita la caccia all'untore, la purtroppo ormai famosa caccia all'untore, tanto che sui social, proprio su Facebook, sui profili. È nato tra l'altro un messaggino su WhatsApp che non sappiamo chi sia stato a farlo. Quello si è spinto più là, qualcuno si è spinto addirittura più là, ha pensato bene di mandare un messaggio su WhatsApp. E il telefono ha iniziato a prendere fuoco perché invece che chiedermi sta bene Fulvio, mi chiedevano ma io sono stato lì, ma sono io... stato al negozio due giorni fa, ma già stava male, oppure cose del genere. Ma anche tanta solidarietà che ha permesso a Fulvio di sentirsi un po' meno solo. Questo ragazzo Davide consegna ogni sera una pizza, una cena, perché non è solo la pizza, proprio una cena completa alle famiglie che ne hanno bisogno. E quindi una sera mi hanno organizzato questa sorpresa con la sua complicità. Sono venuti a citofonarmi e mi hanno consegnato questa pizza. È stato bello, emozionante.